Spieghi perché ogni volta che premi devi inchiodare? Così le tue tettine si schiacciano sulla mia schiena e fanno l'effetto antistress. Piazza Giochi, questo è il titolo del secondo film scritto e diretto dal giovane regista Marco Costa, prende il nome da Piazza Giochi Delfici, il luogo di ritrovo abituale per i sedicenni romani dei quartieri più ricchi di Roma. La trama, Valentina Tirone, un'ostetrica hippie e indipendente, finisce in coma per un grave malore. Sua figlia Cassandra è costretta a ricongiungersi con Luciano Coscarello, il padre naturale, un noto palazzinaro romano conosciuto a malapena, che vive con la sua nuova famiglia in uno dei quartieri più snob della capitale. Il mio personaggio è un palazzinaro di Roma, coattissimo naturalmente, elegante comunque anche nel suo modo di essere coatto, che si trova a confronto con una situazione un po' così, come si dice, un po' in bilico, no? Lui ha una famiglia con una moglie, una figlia, e dall'altra parte ha avuto in gioventù un rapporto con una donna, eccetera, dalla quale ha avuto una figlia, ma se ne è sempre disinteressato. Papà, ma ti interessa veramente? Certo, perché mo vieni? Che ne so, tu la sera non ci stai mai, lavori sempre. L'ultima volta che abbiamo visto la televisione insieme è stata per la finale del mondiale. E soltanto perché mi ha obbligato. Vabbè, quella è stata la serata magica. Una volta giunta nella sua nuova casa, Cassandra fa la conoscenza di Aurora, la scatenata sorellastra coetanea, che la presenta alla sua comitiva di amici, riunita quotidianamente appunto a Piazza Giochi Delfici. Parla sinceramente dei giovani d'oggi e parla dello scontro generazionale, diciamo, eterno tra genitori e figli. E le vicissitudini che possono avere i ragazzi d'oggi ad affrontare, diciamo, un'amicizia persa, un'amicizia ritrovata, un amore perso o ritrovato, o addirittura un provino andato male. No, dai, per favore, Nico, no, non è vero, non mi lasciare, per favore, io ho bisogno di te, sei l'unico che mi capisce veramente. Dimmi, io per te ci sarò sempre, puoi chiamarmi quando vuoi. No, dai, è stato carino. Oh, it looks like I'm falling, come and save me from drowning here. Rispetto ad altre occasioni ho avuto modo di lavorare con dei ragazzi giovanissimi, nella troupe avevo alcuni collaboratori con cui ero già andato avanti, da Alessandro Bentivegna Costumi ad esempio, e in più ho trovato nuovi collaboratori, tutti più o meno con la stessa mentalità mia, il tentativo di fare del nostro massimo, cercare di fare qualcosa di un po' originale, pur mantenendo, diciamo, l'impianto di una commedia piuttosto tipica, insomma, sull'adolescenza e le difficoltà del crescere. Una delle tue attrici ha detto: questo è un film che racconta i giovani sinceramente, a differenza di tanti altri film che abbiamo visto in giro negli ultimi tempi. Ti fa piacere questo complimento, che ne pensi? Beh sì, perché è quello che ci siamo detti tutti dall'inizio, ho detto cerchiamo di fare un film onesto, che chiaramente strizzi l'occhio a tutta una serie di situazioni, che cerchi di essere commedia, ma nello stesso tempo che racconti anche un po' la tragicommedia della vita quotidiana. Da una parte magari possiamo essere attaccati perché abbiamo toccato tanti temi in maniera leggera, ma ecco, era proprio la mia idea, era quella di raccontare dei ragazzi che fossero leggeri ma non superficiali. Ragazzi, inizia! Ciao, spettacolo che spettacolo. Un bacione a spettacolo che spettacolo, ciao. Ciao, spettacolo che spettacolo, vi aspetto dal 9 aprile in tutti i cinema con Piazza Giochi.